Ascoltatori, la verità alle 7, rassegna politicamente scorrettissima della verità, che oggi comincia con scuse per 2 minuti e mezzo di ritardo rispetto al consueto orario delle 7. La rassegna politicamente scorrettissima della verità vi offre oggi, come dire, un menù di Natale un po' particolare politicamente parlando, perché il menù di Natale per la politica italiana prevede, e segnatamente da parte degli chef Conte e Renzi, prevede tarallucci e vino. Questa, diciamo, sembra essere la risultanza politica o culinaria, se volete, della giornata di ieri. Proprio la ministra renziana, che era stata la più, come dicono quelli che amano gli anglismi, vocale, più polemica nei confronti del presidente del Consiglio Conte, cioè Teresa Bellanova, ieri con leggiadria ha invece comunicato che le cose sono cambiate, che la task force non c'è più, che si volta pagina. Insomma, oggi i giornali registrano pressoché ovunque un arretramento dell'ipotesi della crisi. Tuttavia, fa notare Stefano Folli, e non gli si può certo dare torto, che anche ammesso che il quadro rimanga così com'è, che il vaso resti in qualche modo incollato, l'indebolimento del governo, l'indebolimento di Conte è nelle cose. La questione sanitaria. Allora, prosegue con, diciamo, sforzo degno di miglior causa il tentativo dei giornaloni anche delle maggiori emittenti televisive, in testa, di pompare l'operazione vaccini, pompare il fatto che l'altro ieri l'autorità europea del farmaco abbia detto sì al vaccino Pfizer, omettendo di ricordare che questo è avvenuto con circa un mese di ritardo rispetto all'autorità britannica. Ieri è stato il giorno dell'AIFA, quindi dell'autorità italiana, diciamo a valle della decisione europea, altra gran cassa, e gran cassa al quadrato, il commissario Arcuri celebra se stesso intervistato sul fatto, ma non può celare una verità inquietante. Parla di 9 mesi per arrivare ad un livello ritenuto accettabile di vaccinazioni volontarie. E naturalmente poi manca il passo in più, cioè un po' tutti cominciano a dare informazioni su questi, diciamo, 3 trimestri, forse abbondanti, che saranno necessari a percorrere l'arco della vaccinazione, ma quasi nessuno fa il collegamento con le misure e con l'economia. Dice, e allora che fate? Tenete il paese chiuso per il tempo di un'altra gravidanza? E questo, diciamo, è la cosa che sfugge ai nostri quotidiani. Apriremo però da un paio di questioni molto gravi che la verità mette in prima pagina. Per un verso, la storia delle mascherine, che prosegue, nuovi protagonisti emergono in questa vicenda, anche un funzionario, una figura, qualche misura che ha avuto connessioni politiche con un esponente politico importante del PD. Vedremo di chi si tratta, qual è la figura e qual è l'esponente politico, diciamo, col quale c'è stato un collegamento in passato. Naturalmente questo non vuol dire che questo esponente politico, si tratta di Graziano Del Rio, abbia a che fare con la questione delle mascherine. Si rievoca semplicemente, diciamo, il curriculum del nuovo entrante nella vicenda mascherina. E poi la questione Castellucci, ve lo ricordate? L'ex amministratore delegato delle autostrade. Ora escono telefonate, verbali, eccetera, che rivelano una serie di colloqui molto fitti con il ministro Patuanelli, esattamente nelle settimane e nei mesi in cui i grillini descrivevano Autostrade e Benetton come l'anticamera dell'inferno, anzi, quale anticamera? Direttamente l'inferno. Allora, questo è il quadro, andiamo a vedere come tutto questo arriva sulle prime pagine dei giornali. La verità, doppio tema di apertura, le intercettazioni shock di Castellucci, l'uomo di Benetton incastra Patuanelli. Il dirigente messo sotto accusa dai 5 Stelle per il crollo del Morandi, una volta uscito da Autostrade, lavorava con lo sviluppo economico per piazzare l'Italia. Ad Air France si presentava come plenipotenziario. Ho tirato fuori dai guai anche Letta, nel senso di
ricco. E poi l'altro tema che sta in prima, forniture con provvigioni milionarie, nell'inchiesta Mascherine spuntano dei super manager e l'amico di Del Rio, così l'apertura della verità. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, doppia apertura anche qui, l'apertura vera e propria è primi vaccinati, c'è la lista, ma poi sotto il titolo un paio di richiami, un'intervista a Prodi, il voto non lo vuole nessuno, ma soprattutto la parte politica, Conte Renzi, prove d'intesa dopo le liti, quindi già il Corriere della Sera con un sottofondo di violini ci fa capire che le cose si stanno aggiustando, altro che violini, qui è tutto un concerto d'archi sul Fatto Quotidiano che celebra l'eroe Arcuri, in un fotomontaggio c'è Arcuri raffigurato con le braccia a tenere insieme un immenso siringone, come dire l'uomo che vaccinerà tutta Italia, poi però questa immagine di un uomo armato di siringone non è che sia diciamo la più rassicurante di quelle che il Fatto poteva cucinare, ma ai grafici del Fatto e a Travaglio deve essere piaciuta. Ho chiesto all'UE il doppio dei vaccini, finora ne abbiamo già assicurati per 20 milioni di italiani, poi arriveranno gli altri, ma attenzione, nel sommarione arriva quell'elemento di verità. In 9 mesi vaccineremo il 70% degli abitanti, così alcuni. Un paio di aperture ci richiamano, diciamo pure al teatrino della verifica che ormai si avvia a chiudere il teatrino proprio per mancanza di pubblico. Il giornale Conte e Renzi giocano e i soldi non arrivano. Il Tempo, Renzi aveva solo scherzato. E poi andiamo a vedere i giornali del gruppo Gedi. Qui si riduce un po' la cifra dei vaccini sparata da Arcuri. La stampa, pronti i primi 9.000 vaccini, quindi neanche la curva di un piccolo stadio di provincia. Ma le regioni sono in ritardo, quindi non è in ritardo il governo Arcuri, no, sono in ritardo le regioni, ci fa sapere il giornale di Massimo Giannini. E infine Repubblica, stentorea Italia alla prova del vaccino e poi le immagini, ecco chi saranno i primi, un cardiochirurgo torinese, una virologa dello Spallanzani, l'immancabile infettivologo professor Galli e poi un'infermiera caposala di Genova, insomma già qui si intravede già diciamo tutto un uno storytelling casaliniano, vedrete che il 27, che è il giorno di questo avvio simbolico, come dicono, delle vaccinazioni, che, come dicono, diciamo, tutti quelli che sono di una certa scuola casalinesca, eccetera, ci saranno tante storie, ci saranno tante, ci racconteranno le storie di queste persone per incantare gli italiani. Spiace però che anche una serie di quotidiani si prestino a questo tipo di operazione, proprio quelli che adesso lasciamo da parte le dispute sui vaccini, eccetera, ma è evidente che per come stanno le cose, che i vaccini piacciono, non piacciono, che siano inglesi, americani o francesi, eccetera, è evidente che solo quando ci sarà un numero congruo di vaccinati finirà questa storia e si riaprirà il paese anche dal punto di vista economico. Allora, tutto il tema dovrebbe essere sulla velocità del processo, su quanto tempo metterà un paese per consentire volontariamente ai cittadini di scegliere questa opportunità. E invece qui è tutto un incantare il pubblico. Va bene, allora partiamo dalla verità con il doppio tema di apertura. Intanto Camilla Conti e questa vicenda di Patuanelli, obiettivamente di Patuanelli, chiamati in causa dall'uomo dei Benetton, il pezzo parte in prima, poi si distende all'interno, l'uomo dei Benetton inguaia Patuanelli, prima parla con me e poi con il ministro, è l'AD di Atlantia che si rivolge agli interlocutori interessati ad Alitalia, si fa riferimento a un'intercettazione in cui Castellucci si riferisce all'amministratore delegato di Air France KLM e dice: prima devi parlare con me e poi con il ministro, gli precisa subito. L'interlocutore non capisce il ministro, quale ministro? E risponde Castellucci: beh, colui che se ne occupa è Patuanelli, aggiungendo: certo, soprattutto con me. Ecco, insomma,
prima i vertici francesi devono incontrare lui e poi Patuanelli, lo stesso ministro in quota 5 Stelle che da una parte lanciava bordate contro l'Atlantia dei Benetton e dall'altra vedeva Castellucci messo alla porta da Aspi a causa del crollo del ponte Morandi. E allora capite qui la doppiezza grillina è clamorosa, si mandavano in giro i vari Dibba e Toninelli a strillare contro i Benetton, le responsabilità, eccetera, e poi però il manager messo alla porta veniva, da quanto si capisce se questa ricostruzione si rivelerà esatta, ma qui a parlare è lo stesso interessato, quindi protagonista in prima persona, veniva chiamato per aiutare ad affrontare, diciamo così, il dossier Alitalia. Va bene, va bene per niente. Secondo tema affrontato dalla verità in apertura, questa storia delle mascherine, in questo caso a scriverne sono Giacomo Amadori e François de Tonquédec, e caccia i contatti con l'uomo vicino a Del Rio. E chi è questo signore? Si chiama Bonaretti, che oggi opera nella struttura commissariale, è stato anche lui al MIT come Benotti, giornalista, il quale giornalista Benotti, ricostruisce il pezzo di Amadori e de Tonquédec, è stato lunedì sera da Nicola Porro a Quarta Repubblica e quando il pezzo di Amadori è ben costruito, è anche vivace perché ricostruisce proprio la vivezza del dialogo tra Porro e Arcuri. Quando Porro dice: ma Arcuri ci ha querelato perché abbiamo detto che i due mediatori erano conoscenze personali del commissario. Durante la diretta Benotti sorride, Arcuri dice che non mi conosce, questo mi dispiace. E in un secondo momento fa un invito a Porro: quando ci sarà da andare in tribunale, mi chiami come testimone. E vedete che, diciamo, le cose sono complicate. Arcuri che querela nel momento in cui, beh, così apprendiamo, dalla ricostruzione di Amadori, ma questo ha detto anche Nicola Porro in televisione, Arcuri che querela alla evocazione di una ipotetica conoscenza personale e Benotti che dice: no, ma io lo conosco, anzi, vengo in tribunale a testimoniare il fatto che io lo conoscessi e lo conosca. Le questioni sanitarie in generale. Allora, Maurizio Belpietro intanto spiega bene come questa storia della variante inglese sia veramente inaccettabile e infatti nel titolo si scrive tanto rumore per nulla sulla variante, aperta parentesi, non, chiusa parentesi, inglese, cioè dice Belpietro, e lo spiega molto bene, anche evocando una serie di pareri di virologi e di scienziati, non è che la variante è stata fabbricata dagli inglesi, la variante è stata trovata dagli inglesi che hanno avuto il merito, continuando a sequenziare il virus, di trovare queste ulteriori mutazioni e diventa paradossale che, direbbero quelli che parlano bene, un achievement scientifico, un risultato ottenuto diventi quasi un capo di imputazione a carico di chi quel risultato ha ottenuto. Dice Belpietro, che poi passa alla sorte degli italiani in Gran Bretagna che dovrebbero pure farsi un tampone, anzi due tamponi in partenza e in arrivo per tornare, ma sono ancora bloccati qui. Aggiungo: non ha senso fare 44.000 tamponi con un ritardo di 15 giorni, perché le 40. Ah, ma poi qui si parla anche di quelli già rientrati in Italia nelle settimane passate. Perché le 44.000 persone rientrate dalla Gran Bretagna potrebbero essere nel frattempo entrati in contatto con decine di migliaia di altre persone e avere esponenzialmente diffuso il virus. La sola cosa sensata era fare i tamponi all'arrivo. Procedura peraltro prevista dallo stesso governo, che però si è dimenticato delle sue stesse prescrizioni. Così, a pochi giorni dal Natale, si va a caccia di chi è stato in Inghilterra rincorrendo il virus, sperando di acchiapparlo bloccando i voli in arrivo da Londra, nonostante perfino l'UE dica che non serve. Lo stop agli sbarchi, del resto, era già stato adottato a febbraio e ciò aveva indotto Speranza e compagni a rassicurare gli italiani dicendo che il Covid da noi non sarebbe mai atterrato. Come sia finita è noto, per ora fanno 65.000 morti, così Maurizio Belpietro. Carlo Cambi fa un collegamento assai utile, e ha ragione da vendere a mio avviso, e dice che la
etichetta, tra virgolette, britannica sul virus è stata usata per fare pressione nei giorni decisivi del negoziato Brexit. E in effetti, anche la mossa veramente inqualificabile di Macron, che poi in serata di ieri ha dovuto praticamente ritirarla, del blocco dei tir, quindi non solo il blocco dei passeggeri, dei turisti, ma addirittura il blocco delle merci, con l'obiettivo esplicito di creare un problema alla Gran Bretagna, è qualcosa di inaccettabile, lo spiega bene Cambi, e forse sarà venuto il tempo proprio di ragionare. Chi parla è notoriamente un sostenitore di Brexit, quindi per quel che vale la mia opinione è nota e dichiarata. Ma insomma, questo atteggiamento dell'UE, che anche a Brexit avvenuta non si è mai, diciamo, rassegnata, ha cercato di fare il possibile per non conquistarsi uno status di buon vicino di casa della Gran Bretagna, cosa che sarebbe stato ragionevole, ma invece ha continuato a trattare il Regno Unito come una specie di provincia ribelle da punire per ammonire chiunque altro avesse, diciamo, strane idee in testa. Tutto questo dalla misura di cosa sia oggi l'Unione Europea. Il commento più adeguato l'ha fatto una firma del Telegraph, Janet Daly, una giornalista straordinaria, nata negli Stati Uniti, poi si è trasferita a un certo punto della sua vita nel Regno Unito, e peraltro la Daly, che è una sostenitrice di Brexit, ma non è una sostenitrice di Trump, quindi è una figura anche complessa, non facilmente, diciamo, incasellabile negli stereotipi utilizzati dai media italiani, e ha coniato un'immagine fulminante. Cioè, ma quali sono le organizzazioni che minacciano i propri membri se questi tentano di uscire, di lasciare l'organizzazione, come fa l'Unione Europea con il Regno Unito? Ci sono le famiglie mafiose, le sette religiose estreme, o le altre organizzazioni criminali. Questa è una organizzazione che non preveda la possibilità di uscita serena, ma che renda accidentato il terreno di chi voglia lasciarla, è un'organizzazione che desta fortissime perplessità. Va bene, sulle questioni sanitarie abbiamo ancora due temi da evocare, due interviste. Una, alla verità, è Francesco Borgonovo che la firma, a Claudio Da Mario, che è l'attuale direttore della prevenzione del Dicastero della Salute, che ha affrontato la prima emergenza Covid. A dicembre 19, dice, notammo molte polmoniti anomale. Il nuovo piano pandemico non c'era e nessuno ha pensato di usare il vecchio. E c'è anche spazio per una risposta al sottosegretario, al viceministro Sileri, che annota Borgonovo, ha parlato di sciatteria, e Borgonovo fa notare che Sileri è stato molto duro con l'intervistato, il quale risponde: mi stupisce perché con lui ho sempre avuto un ottimo rapporto. Forse quando ha detto certe cose si è sbagliato. Ho ancora le mail della sua segreteria che mi faceva i complimenti. Funziona così: in TV ci si insulta e poi in privato ci si mandano le mail di complimenti. Naturalmente bisognerà verificare la tempistica, può darsi che astutamente questo funzionario faccia riferimento a una tempistica precedente. Per carità, noi siamo sempre per, diciamo, la buona fede di tutti, però insomma, il giochino per cui a questo punto non c'è mai un'assunzione di responsabilità propria, magari accompagnata dalle dimissioni, ma è sempre colpa di qualcun altro, è un giochino ben noto in Italia. Va bene, chiudiamo con l'annunciata intervista ad Arcuri, ma il concetto ve l'abbiamo già detto, lo sente per il fatto Giampiero Calapà. L'intervista è sparata in prima, poi si distende a pagina 2. Così con i vaccini in 9 mesi avremo l'immunità di gregge. Ma attenzione alle risposte finali che danno tanto l'aria che tira e anche un po' il tono di Arcuri. Domanda il fatto: il 7 gennaio si va a scuola? Spero di sì. Quindi vi ricordate le affermazioni stentoree delle settimane passate? Ora sono già scolorite in un tenue spero di sì. I prefetti stanno facendo un lavoro straordinario per connettere trasporti e scuole e consentire la riapertura.
domanda ancora il fatto, grandi eventi, concerti, partite allo stadio, e guardate la risposta di alcuni, da veramente siamo nella fase Maria Antonietta, Brioche, eccetera. Il faro sono quei 42 milioni di italiani, il 70%, l'immunità di gregge, cioè quelli che sarebbero necessari per raggiungere un certo livello di vaccinazione. Domenica pomeriggio auspicavo anch'io di poter tornare il prima possibile allo stadio. Poi la sera la Roma ha preso 4 gol a Bergamo e ho perso l'entusiasmo. Mi fa anche lo spiritoso, alcuni rimangono. La mette così. Chissà se questo tipo di tono sufficiente dell'alto funzionario, assai ben pagato, che si permette di dire andrei allo stadio, mi piacerebbe, però non è il caso. Chissà se questo tono così elegante se lo possono permettere anche quelli per cui uscire di casa non è lo svago di una domenica pomeriggio, ma è strettamente collegato a tenere viva la propria attività e portare un po' di pane a casa. Ma questo è un tema che una certa parte della sinistra italiana deve avere dimenticato. Va bene, andiamo alla parte più corposa della rassegna, che è quella relativa ai tarallucci e vino, perché di questo sembra trattarsi oggi il Corriere della Sera. Vediamo come mette le cose, pagina 2 e pagina 3. No, la pagina 2 fa abbastanza impressione perché nella metà superiore Alessandro Trocino ci mostra la Bellanova post partita come se fosse un match di calcio, le interviste negli spogliatoi. Bellanova, un passo avanti, quindi la stessa Bellanova che aveva insultato Conte, venendo a sua volta insultata, adesso invece ci informa che è quasi tutto a posto. E invece nella metà inferiore della pagina Maria Teresa Meli che ci racconta lo svolgimento di un pezzo di partita, la regia di Matteo per l'incontro, Rosato inizi tu, poi Boschi va all'attacco, insomma, co come facciamo sta riunione col governo? Tu gli dici questo, tu gli dici quest'altro, insomma, il senso della recita è abbastanza, e della recita anche diciamo pure scolastica in tutti i sensi, è abbastanza evidente. E recita però anche l'altro attore, diciamo l'altra parte del teatro, Giuseppe Conte, in questo caso è Marco Galluzzo che si fa carico di scrivere in retroscena sul capo del governo. C'è stato un deficit di coinvolgimento, ora confronto con tutti, ma sì, non ci siamo capiti bene. A un certo punto del confronto con Italia Viva, ecco, delegazione di Leo, il capo del governo ha pronunciato una sorta di mea culpa, virgolette. Riconosco che sul recovery plan e sulla struttura di governance l'approfondimento politico è stato messo in ombra dal lavoro dei tecnici. C'è stato un deficit di coinvolgimento, io stesso sono stato frainteso, ma non ho mai voluto esautorare nessuno, tantomeno i ministeri. Nei prossimi giorni troveremo la formula migliore, un punto di equilibrio fra le esigenze di collegialità e la necessità di efficienza dei progetti. A questo punto uno normale avrebbe detto: ma ci stai prendendo per i fondelli? No, e invece si prendono per i fondelli fra loro e soprattutto prendono per i fondelli i cittadini. Dai, abbiamo capito che questa storia finisce così, ecco, rappattumando più o meno. La stampa aggiunge un elemento in più, siamo per l'esattezza a pagina 6, il pezzo è di Carlo Bertini. Conte Renzi, la crisi per ora è congelata, ma è un per ora abbastanza lungo perché nel pezzo, non abbiamo tempo di leggerlo, ma ve lo riassumiamo, si dà, diciamo, in questo caso il pezzo è costruito, diciamo, più nello spogliatoio di Conte, diciamo così. Il Premier e anche un pezzo del PD temono che Renzi a questo punto possa rinviare ipotesi di crisi all'estate, quando ci sarà già dentro il semestre bianco, e a quel punto lo scioglimento delle Camere non sarà più possibile. Quindi, come dire, una crisi più rassicurante per i parlamentari e per i parlamentari dello stesso Renzi. Ok, ragazzi, tranquilli, facciamo cascare lui, ma noi non caschiamo. Vediamo come mette le cose anche Repubblica, anche qui due pagine. La cronaca è di Lauria e della Vitale. Conte tratta con Renzi sui fondi europei. Addio cabina di regia e rottura più lontana, e poi tutto questo è corredato nella pagina accanto, sempre a firma di Giovanna Vitale, da un'intervista col ministro Amendola. Assurda una crisi, in gioco ci sono 300 miliardi, già sono diventati tre jackpot, no? Però per la verità, poi su questo a mio avviso ha molto ragione Alberto Bagnai, che ha fatto notare
fatto in Parlamento e in interventi televisivi che comunque nel 21 sono previsti boh, 17-18 miliardi, quindi anche poi tutta questa lite su una somma che tutto sommato equivale alla metà di una piccola manovra, diciamo, non si comprende bene. Cerca in qualche modo di chiudere la partita anche Luigi Di Maio, che è sentito dal fatto. Non esistono altri governi, task force senza invasioni, a intervistarlo è Luca De Carolis. Vede le urne molto vicine, domanda, Di Maio fa capire che aria, decidere spetta al Presidente della Repubblica. Dopodiché sento parlare di rimpasto controllato, ma che c'è anche il rimpasto incontrollato. Invece questo è un rimpasto controllato. Qualsiasi azione per provare a rimuovere Giuseppe Conte porterebbe alle urne. Quindi capite bene che messa così vuol dire non si fa niente. E anche De Carolis intuisce, dice, tradotto, Matteo Renzi non avrebbe la maggioranza alternativa che cerca. E Di Maio fa lo spiritoso. Ho notato che nelle ultime ore Italia Viva sta usando toni diversi, responsabile, comunque non vedo maggioranza diversa. Insomma, avete capito che la cosa finisce lì. Ci sono due grandi vecchi che si muovono. Uno, diciamo, parla per interposto Minzolini ed è Massimo D'Alema, o meglio, non parla. È Minzolini che in un retroscena sul giornale che parte in prima dice: ma alla fine chi è che sta guidando la strategia di Conte? È possibile che Conte si avventuri nei corridoi bui di una mezza crisi, di una crisetta politica senza un Virgilio che lo guidi? Questo Virgilio è D'Alema che sarà anche, opina, forse con ragione Minzolini, anche il suo advisor di politica internazionale, cioè advisor di inchino alla Cina, probabilmente, ma questa è una battutaccia che faccio io e mi perdonerete. C'è invece anche un altro grande vecchio che invece parla direttamente ed è Romano Prodi, sentito dal Corriere della Sera, e Massimo Franco che va a trovarlo, ma per la verità si tratta più che altro di un'intervista in cui Prodi segnala alla sua esistenza, ma insomma, con toni così da apparente padre nobile, sereno e distante. Poi quanto sia sereno, lo capiamo molto poco dal riferimento al Quirinale mancato che vedremo più tardi. Un suggerimento a Giuseppe Conte: fare presto, il tempo delle mediazioni si sta esaurendo. E a Matteo Renzi un consiglio ciclistico: adagio nelle discese e attento alle curve, che insomma una cosa iettatoria che altro. E poi Franco, verso la fine dell'intervista, in cui per la verità non è che ci sia moltissimo, come dire, gira il coltello nella piaga di Prodi: lei ha subito il fuoco amico come candidato al Quirinale. E Prodi: sì, secondo la storia cartesianamente dovevo essere eletto, ma quella del Quirinale è una storia di sorprese, da sempre. Voto segreto e manovre sono più importanti degli accordi sulla carta. Riflettiamo sul passato: nessun presidente tra quelli immaginati un anno prima è stato poi eletto. E quindi di Prodi sembra più che altro un avvertimento. Siccome il PD c'ha più o meno una ventina di aspiranti candidati al Quirinale, quello di Prodi sembra essere un avvertimento. Prodi, che come disse qualcuno, sprizza bontà da tutti gli artigli, deve avere sistemato le bamboline di tutti i candidati del PD ed è pronto con gli spilloni. Non sappiamo a quanti parlamentari Prodi sia in grado di telefonare per, diciamo, consigliarli nel voto, ma fossimo nei panni degli aspiranti candidati al Quirinale del PD, leggeremmo questa intervista con preoccupazione. Prodi non ha dimenticato la vicenda di quando era, di 5-6 anni fa. Va bene, resta il tempo per due commenti. Marcello Sorgi, sostenitore del governo, che sembra tirare un sospiro di sollievo. A Natale, si sa, sono tutti più buoni, e così anche la sfida di Renzi al governo, almeno ieri, si è ammorbidita. E poi la mette come una cosa che era inevitabile, scontata: la pressione e le minacce di crisi
adesso non potevano che scemare per ragioni politiche. L'iniziativa di Renzi era aperta a sinistra e a destra, ma a sinistra, cioè tra gli alleati di governo, pur interpretando alcune delle ragioni di malessere di Zingaretti e Di Maio, non li ha spinti a mettere Conte con le spalle al muro. Anzi, al contrario, i 5 Stelle, come era ovvio, hanno difeso il loro premier e anche il PD, dopo qualche esitazione, ha fatto lo stesso. E anche a destra l'idea, ventilata da Renzi, di far cadere questo governo e sostituirlo con un esecutivo tecnico guidato da Draghi o da un simil Draghi e sostenuto da una larga maggioranza, non ha sollevato grandi entusiasmi. Quindi sorge, vabbè, ok, doveva andare così, era tutto abbastanza scontato, ma chissà. Mentre Stefano Folli fa, a mio avviso, il ragionamento che veramente chiude il cerchio, dice sì, ok, per il momento va così, ma la partita è irrisolta, così. Questo è l'aggettivo usato nel titolo, soprattutto resta un tema di debolezza esposta, debolezza di Conte resa ancora più esposta ed evidente da tutto questo giro di valzer. Resta il fatto, conclude Folli, che difficilmente il Presidente del Consiglio uscirà rafforzato da questa fase. 2 anni e mezzo dopo il suo esordio sulla scena pubblica e dopo essere riuscito a succedere a se stesso nell'estate 19, l'avvocato del popolo può al massimo sopravvivere a questa verifica. Tuttavia, più darà l'impressione di essersi indebolito e più i partiti tenderanno a prendere il sopravvento. L'ipotesi dei due vicepremier lo dimostra, sarebbe a tutti gli effetti un modo per commissariare il premier, obbligandolo a muoversi lungo un sentiero stretto, piantonato da due proconsoli di PD e 5 Stelle, osservanza Di Maio. Sotto questo aspetto, le iniziative di Renzi stanno ottenendo il loro scopo, quello di gettare un sasso nello stagno e dimostrare quanto sia inadeguato il Conte 2 proprio nel nuovo rapporto con l'Unione Europea. Ne deriva che la situazione, a partire da gennaio, sarà ancora più precaria. La stessa minaccia di elezioni anticipate è un deterrente solo parziale, a maggior ragione pensando che a metà luglio comincia il semestre bianco e una crisi di governo non potrà più risolversi con lo scioglimento. E allora vedete che Folli ci riporta allo stesso tema che avevamo visto prima sulla stampa, l'ipotesi di una crisi e di un passaggio che disarcioni Conte quando però, diciamo, i parlamentari potranno sentirsi più al sicuro. Per i temi economici, va bene, Massimo Cacciari fa ormai il 24esimo appello, lo fa prima sulla stampa, un'altra patrimoniale oltre a quelle già esistenti, mentre è decisamente da leggere ed è decisamente preoccupante, parte in prima sulla verità, poi si distende per tutta pagina 9. Vi ricordate il lavoro splendido di Giuseppe Liturri che ne aveva dato conto ai lettori della verità in corso d'opera, cioè tutta la richiesta di chiarimenti, di trasparenza all'Unione Europea sulle clausole del contratto SURE, ma insomma quali sono le condizioni? Contratto capestro e il governo lo fa segretare. Parte degli sbandierati aiuti europei si regge su regole blindate a favore del creditore e non si può sapere il tasso di interesse. E anche qui il pezzo di Liturri che vi raccomandiamo, che ripeto parte in prima e gira a pagina 9, non solo si raccomanda nel merito per ciò che racconta, ma anche di più, se posso dire, nel metodo. Torniamo al tema di questa Unione Europea e di come funziona. Alla nostra domanda di conoscere le condizioni del prestito, la Commissione risponde solo in parte. L'Italia ha deciso di oscurare sezioni decisive su tassi e soglie di debito, ma bastano i passaggi in chiaro a far paura con clausole capestro che ci legano le mani. Va bene, il nostro tempo è finito, anzi è già passato da un po' il tempo assegnato a questa rassegna, resta il tempo per una segnalazione conclusiva. Vi domandavate o vi sarete domandati da giorni, ma possibile che siamo a Natale, oggi è l'antivigilia, e ancora non c'è un pezzo di Scalfari sul senso del Natale spiegato da un grande laico? Cioè, eccoci qua. È bastato pazientare fino all'antivigilia e è arrivato il paginone. Sezione cultura, un mistero chiamato Gesù, umano e divino. Questo diciamo lo sospettavamo. Ebreo di Nazareth, anche questo non è uno scoop. Che si convince di essere il figlio di Dio o figlio di Dio che sa dall'inizio di doversi fare uomo. Ritratto di Cristo tra psiche e fede. Quindi
C'è anche il buon Gesù messo sul lettino di Scalfari che, diciamo, ci pensa lui a spiegare le cose e la conclusione, ormai, povero Scalfari, l'effetto involontariamente comico è irresistibile e noi veramente non comprendiamo come poi non ci sia nessuno che rilegga questi pezzi e, diciamo, faccia degli interventi almeno per pietà umana, per evitare questi effetti comici che invece si dispiegano regolarmente. Conclusione: conosco due sole persone che hanno un'immensa autorevolezza. Il cardinale Carlo Maria Martini, purtroppo morto da tempo, e Papa Francesco, che ha interpretato alla perfezione questi racconti che hanno creato la religione cattolica e cristiana. Spero di poterlo incontrare al più presto, anche se ci sentiamo comunque al telefono e ci scriviamo. Ma adesso Scalfari arriva a ciò che gli